Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul secondo canale. Oggi parliamo di un argomento un po' toccante. Guardate ragazzi, oggi parliamo di un argomento un po' difficile sul quale parlare. I murales. Emanuele Bagnoli mi chiede: secondo te sì, i murales sono un'opera d'arte o semplicemente vandalismo? Io sono contento di rispondergli, anzi faccio come sempre, vi ricordo, se volete farmi una domanda potete lasciarmela tranquillamente qua sotto, io magari vi risponderò molto molto volentieri. Però ragazzi, fatemi sapere anche che ne pensate, non voglio proprio solamente domande, cioè voglio sapere cosa ne pensate di questo discorso, se sono solamente opere d'arte o anche vandalismo secondo voi. Io so che c'è chi lo definisce opera d'arte e quindi insomma, se c'è una grande fetta di persone che lo definiscono opera d'arte, qualcosa sotto davvero di bello c'è. C'è chi anche invece però lo definisce vandalismo. Ovviamente, come dico sempre io, la verità sta nel mezzo, la verità sta sempre nel mezzo, ragazzi, perché opera d'arte è un estremo, vandalismo è l'altro. La verità sta nel mezzo. Diciamo che va fatta una divisione importante. La divisione che va fatta importante è quella tra il tag e il murales. Per chi non lo sapesse, il tag è una scritta semplice del tipo: io, che ne so, ci sono questi ragazzi che vanno in giro a firmarsi sulla loro firma. Per dire, io mi chiamo Sic, vado a firmare Sic, per dire, tanto non mi metto a fuoco. Va a firmare Sic, scrivo sui muri Sic in un modo assurdo. Quello è un tag. Il graffito è altro, il murales è altro. Il murales appunto è un bel disegno fatto veramente molto bene che abbellisce il muro. Allora, io credo che il tag sia abbastanza vandalismo se fatto in luoghi dove non è permesso. Anche il murales ovviamente. Però il tag se lo fai su un muro qualunque, non dico che sia vandalismo, non voglio andare contro chi tagga, però è una cosa che non porta nulla, nulla alla società, nulla al posto. Il murales invece è un po' diverso. I murales sono molto belli, io credo di non essere io a dovervelo dire. I murales sono molto 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 belli. E il murales si deve fare per la bellezza, non per l'evasione dalla società. Cioè, tu non devi evadere dalla società per fare un murales, quindi sei figo, sei bello. No, va fatto per la società. Io penso che molte cose che nel mondo sono illegali, se legalizzate, ma non parlo di droghe, eccetera, quindi attenzione, perché poi qualcuno dice frecciatine, no, e portate per il bene della società, poi voi potete metterci dentro quello che vi pare, potrebbero far molto molto bene. Il problema è che molto spesso questo non viene fatto. Io, perché allora dipende dove fai il murales, dipende dove. Un murales del Colosseo ovviamente è bellissimo, però non dovete farlo sul Colosseo. Cioè, che voglio dire con questo? Il Colosseo è arte. Tu non puoi rovinarlo con il murales. C'è un muro vuoto, tu ci disegni il Colosseo, bellissimo, fatto bene, ci sta, ci sta. Certo è che, questo è importante, secondo me, imbrattare i muri non è arte, non è arte. Cioè, se tu vai contro la legge, non è arte. Quello che dovrebbe fare, secondo me, l'Italia, il comune di Roma, di Milano, di Napoli, di Torino, eccetera, eccetera, tutti i comuni d'Italia, dare un posto, un muro sul quale poter fare dei murales, dei muri a disposizione, sui muri vecchi, quelli brutti, rovinati. Per me non è affatto male il murales, non è affatto male perché rende bello ciò che in realtà bello non è. Cioè, ad esempio, i writer che fanno? Se tu vieti dappertutto, allora facciamo un attimo un recap perché sennò sto andando molto molto in confusione. Dategli un muro, date un muro a chi vuole fare opere d'arte, non a chi vuole scrivere, a chi vuole fare opere d'arte. Dategli un muro, non chiamate quelli da Francia che pagate 200 milioni di euro per fargli un disegno. Date un muro a chi sa fare arte, poi si fa cagare una bella spennellata bianca e il muro va via. Un muro inutile. Non un muro importante, ma dategli un muro che magari qualcosa ne esce fuori. Io ribadisco, per me l'opera d'arte è il murales. Il vandalismo è altro. Dipende dall'opera d'arte però dove la fai, perché se me la fai su un'opera d'arte o se me la fai in un luogo privato non è opera d'arte, ma diventa vandalismo. Voi che cosa ne pensate invece? Io vi lascio sempre lo spazio qua sotto per commentare perché voglio che commentate in tanti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi piace. Se il video vi è piaciuto, dislike invece se vi ha fatto cagare, iscrivetevi al canale. Buon shalala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.